Sì, signore. Allora non hai nulla da dire. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo e benvenuti, benvenuti, bentornati nella ottava puntata del Let's Play di Dishonored. Se vi ricordate bene, avevo trovato le viscere di ratto e dovevo, diciamo, scappare dal castello, qui dal punto di del dottor Galvani. Perché avevo trovato proprio da qui le viscere. Allora, dovevo andare ad avvelenare quei figli di puttana che fanno l'elisir, diciamo, clandestino. Andiamo piano, che sennò qua ci sgamano di Dio proprio. Ok. Distilleria del whisky fanculo. Là ci sono i miei morti. Ciao belli. Allora, distilleria di whisky di Dunwall. Ok, ci andiamo di corsa allora. Apri. Vai alla distilleria di whisky, ovviamente. Vecchia distilleria di Dunwall, ottieni nuovi poteri usando le rune nel tuo diario. Equipaggia il cuore per cercare le rune. La traslazione è utile modalità fruttiva per l'esplorazione e il combattimento. Grazie. Cerca modi alternativi, vaffanculo. Stai entrando in una zona ostile. Figo, grazie. Allora, innanzitutto andiamo qua. Troppo casino. Erbe medicinali. Bottiglia esplosiva. Ciao. Io vado qua. Cazzo volete? Scimmioni bastardi. Fammi una bella traslazione. Che ci devo fare io? Dove sei scappato? Non mi trovate. Qualcuno è in cerca di bot. Cazzo vuoi? Qualcosa non mi quadra. Togliamoci. Di sicuro non è niente. Oh, ma aveva quasi sgamato. Anzi, mi sa che mi ha sgamato. Non ho capito perché mi sgaman sempre, porca puttana. Allora, qua non c'è niente. Oh! Gran bug! Gran lag! Arriveranno? Diamoci una spiata, va. Hai trovato qualcosa di buono? Vieni via, idiota! No, dai, non mi stanno venendo a cercare. Allora, distilleria. Ok, ho già visto uno là. Passepartout della distilleria richiesto. Come cazzo faccio? Wow. No, no, sali, sali, bomber, sali. Ok. Non all'abbazia o nell'ufficio dell'alto sacerdote, ma in uno degli altri posti. No, dove addestrano i sacerdoti a essere veri religiosi. Pazzo. Vuole solo sapere dove è andato suo fratello. Conosci Eddie? Sentrufola. La so che è proprio un genio. Ricordo. È qui, tutta la notte nel portavivaglia. Già, passa da una stanza all'altra. I ragazzi dormono. Ok ragazzi, ce l'ho fatta, formula di Kshan. Verrò domani a controllare il lotto, stavolta ricorda di non usare i pantaloni e attieniti alla formula. Ok. Saluti. Cosa succede? Che figata. Allora, il risultato della distilleria. Questo
Puttana, ho capito come deve funzionare la faccenda. Oh, intanto qua c'è questo. Ma cazzo, ma... Come? Ah, ecco. Ok, bomber, così. Allora, vediamo. Ok, scatoletta. Granate. Mine. Proiettili? Nothing, no heaven's darn. C'è già finito tutta questa strada per vaff. Cazzo combinato. Che palle. Ma che cazzo sto facendo? Una gamba non si sembra che sia lato di un uomo. Di sicuro non è niente. Saranno stati i razzi. Hai ragione te. Quindi vediamo, ho rimasto qualche granata, porca troia, voglio usare proprio le granate, fanculo. Ci darò di traslazione. Quindi detto che devo andare dalla parte opposta. Passepartout della distilleria. C'è una runa o un amuleto d'os? Dove cazzo stanno? Ah, ok, là. Dovrò entrare nella porta. Continuiamo per i tubi. Scenderai pure prima o poi, bomber. No, eh? Allora, appena ti butti... Dove vai adesso? Ah, vieni qui, eh? Figlio di puttana. Dai! Dai, vattene. Ma vaffanculo. Aspetta un po' che sono qua. Faccio una brutta fine. Allora, facciamo una cosa. Usiamo proprio così un nuovo potere. Distorsione. Così fermo il tempo. Ok. Vai. C'ho la distorsione, ragazzi. Premi L1 per rallentare il mondo attorno a te per un tempo limitato. O finché non premerai nuovamente L1 disattivando il potere. Ok. Allora... Forza, prendiamolo! Sventratelo e datelo ai pesci! Non sono riuscito a scappare, ragazzi, ci ho provato. Ti darò il... Dove sei andato, figlio di puttana? Ucci, ucci. Wow! Madonna, che pistola! Sei ancora vivo? Allora? Devo ancora affinare. Allora, saccheggia. Saccheggia. Ok, allora.
Volevo fare il figo, ma non ci sono riuscito. Ci sta alla fine, no? Tutte quelle pippe, quel pugnette, potere di qua, potere di là, poi alla fine l'ho usato di merda. Vabbè. Sono pur vivo, no? Perché non muoio. Ok. Qua c'è un libro. Allora, dato che c'è qualcosa che sbatte qua. Allora. Ok. Dovrò salire sicuramente. E infatti. Allora, io vado qui. Beh, bene. Bene, subito bene, diciamo. Vado sul cassone. Ok. Vado di nuovo sul cassone. Vado di nuovo sul cassone. Cioè, poi cazzo della figa dovrei arrivarci, no? Sono andato oltre. Qui ci siamo, ragazzi. Eccola qua. L'amuleto l'osso 2 su 5. Suicidiamoci. Ok, ok, ok. Abbiamo trovato. Qui cosa c'è? Armadietto, apri. C'è un cavolo. Armadietto, apri. Monete, 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 borsello. Chiudi. Con quello, dato che l'ho usato un po', lo riprendiamo. Ok, qua c'è una trappola. Disarma. Bravi. Belle trappole che mettete. Siete proprio dei boss. Ok. Apriamo. Oh! C'è qualcuno? Mi sa che sono venuti tutti prima. Bene, meglio. Così posso farmi un giretto più tranquillo. Allora, qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Aspetta, ma la mia missione qual era? Daffanculo. Cioè, ho sbagliato strada, incredibile. We don't need your good time. Madonna, non dirmi che sono stati tirati. Incredibile, ragazzi. Fanno un macello della Madonna. Ma vaffangiro, va. Collegare una fiala vuota. Ok, allora. Ma cioè, ma qui veramente. Raccogli, raccogli. Cioè, non lo so io. Allora, una fiala vuota, direi questa, no? Ok. Distillerie. Avvelena nell'esil clandestino, ovviamente. E così abbiamo fatto anche l'obiettivo facoltativo. Fai visita a nonna Cenza. Ho avvelenato tutti i bastardi, figli di puttana. Possiamo tornare dalla nostra cara e bella nonnina. Passiamo di qua. Qua c'è un'arma. Oh merda! Sono fottuto. Muoio per i ratti, ragazzi. Puttana rospa, i ratti. Ah, coglioni.
Ok. Oh merda. Vai mo. Che cos'hai da guardare? Vela via, idiota. Che stile. Però vabbè. È così che se ne esce, ragazzi. È così che se ne esce. Che stile, Corvo Attano. Suo cazzo di teletrasporto qui è una sborata. Come se non fosse successo niente, andiamo a Bottle Street per tornare dalla nostra carissima e bellissima nonna Cenza, la mia nonnina preferita. Scusate se in questo episodio non ho parlato molto, ma è abbastanza tesa come faccenda, la faccenda, devo dire. Spero non sia stato noioso, anche perché quello che mi interessava è magari riuscire a farvi vedere, non so, qualche punto magari dove voi siete rimasti bloccati. Allora voi dite, boh, guardiamoci il video di mezzo, non so, magari questa parte della nonna Cenza ve l'eravate persa. Poi non so. Dov'è la nostra nonna? Tanto qui ho perso tutto, non ho preso niente. Mai, cara. Ma guarda qui, oh. Oh, madonna del signore. Cazzo ridi? Sapevo che non mi avresti delusa. Ora posso passeggiare tranquillamente sul litorale. Non ho dimenticato il tuo regalino. Grazie. E al piano di sopra. Quanto sei bella. C'è una runa. Una runa. Ma quanto bella la mia nonna. Ciccia boia. 2 su 7 rune trovate. Prendi il regalo di nonna Cenza, ragazzi. E anche questa missione, ragazzi, è finita qui. La missione secondaria di nonna Cenza è finita. Quindi vi saluto con la bella nonna che mi guarda. Non mi guardi, nonna, vieni qui, nonna. Guarda che ratto, eh. Ok, ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta. No, non la posso uccidere. Un saluto da Menzo, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo episodio, che sarà il nonno. Vieni qua, nonna! Ciao, bella. Ciao, ragazzi. Mai.